Bentornati su Mezz'ora d'aria, il programma di Arachene TV che tratta i fatti di giustizia e di carcere. È tornato a trovarci l'ingegnere Giulio Occhionero. È stato precedentemente nostro ospite, ha raccontato la sua vicenda giudiziaria. Oggi con Giulio Occhionero parliamo di carcere. Buonasera. Buonasera ingegnere, grazie. Parliamo di cose che ci fanno emozionare sempre tanto. 13 mesi di carcere, in un carcere italiano, Sì. si sente parlare tantissimo di problemi carcerari, di carceri indegni, di carceri che mortificano la dignità dei detenuti. Lei è stato detenuto 13 mesi a Regina Coeli, a Roma. Le carceri romane hanno diciamo un vantaggio rispetto alle altre, perché essendo a Roma vengono spesso visitate dai parlamentari. Sì, diciamo, quella mattina arrivò la polizia postale, nel caso specifico il CNAIPIC, che è la divisione speciale che si occupa delle infrastrutture critiche dello Stato. Inizialmente mi dissero che avrebbero dovuto fare una perquisizione, solo a termine della perquisizione mi dissero che mi avrebbero dovuto arrestare, quindi avvertì il mio avvocato. Dopodiché la solita trafila, che poi dopo viene a sapere No, la essere racconti abbastanza. perché per fortuna non tutti gli italiani Certo. hanno vissuto questa esperienza. Diciamo si viene portati al commissariato di Via Genova dove si viene schedati, vengono prese le impronte. Sostanzialmente la prima volta che hai un ingresso in un'amministrazione penitenziaria, la giustizia italiana ti scheda e ti viene fino al giorno del rilascio nel quale ti prendono anche la saliva e quindi il DNA e le impronte. Poi diciamo c'è una fase morta di alcune ore nelle quali sostanzialmente non sai cosa succederà, sei in attesa dal commissariato di Via Genova di essere portato nella casa circondariale, che nel mio caso specifico era Regina Coeli, e lì entri nella sezione d'ingresso della settima Lei sezione. sapeva già che era stata firmata a suo carico una custodia cautelare in carcere o si aspettava gli arresti domiciliari? No, io quando ho saputo che mi stavano arrestando, ho capito anche che era una custodia cautelare in carcere. In quel momento non mi hanno neanche consegnato l'ordinanza di custodia cautelare fino al momento Avrebbero dovuto farlo. in cui non mi hanno arrestato. Voglio dire, durante la perquisizione io avrei avuto 3 ore per leggere l'ordinanza di custodia cautelare, non mi è stata consegnata, mi è stata consegnata solo in tarda mattinata, quando di fatto stavo lasciando casa mia per stare con loro, insomma, quindi non ho avuto molto modo. L'ho letta poi quando ero nel carcere. Quando si entra nel carcere si viene portati a Regina Coeli, la settima sezione, cosiddetta sezione di transito, dove diciamo i detenuti vanno e vengono, c'è anche qualcuno che viene arrestato per 2 giorni e poi rilasciato e si rimane lì. In genere i detenuti rimangono una trentina di giorni Quella nel transito. è la sezione che vede ospiti i detenuti in custodia cautelare e in isolamento giudiziario. Lei è Sì. stato dentro quella cella quanti mesi? 2 giorni. Solo 2 giorni e poi è stato Due messo a giorni. vita comune E poi con altri sono detenuti. stato messo con altri detenuti. Sì. Allora, cosa è successo? È andato all'ufficio matricola, è stato. Sì, mi hanno matricolato, diciamo, mi hanno consegnato il minimo che è indispensabile consegnare a tutti e messo in una cella, quella della settima sezione, in particolare, essendo celle di transito, È stato perquisito. sono stato perquisito, spogliato nudo, classiche flessioni, diciamo, sì. Capisco che sia l'ordinamento giudiziario, ma è assolutamente il contrario del rispetto della persona, anche perché, vabbè, insomma, pensare che uno stia portando un'arma in carcere in quel modo è difficile. Però questo è, sì, questo mi è accaduto e È poi stato visitato un medico? sono stato visitato da un medico, sono stato visitato, lei come immaginerà, entri in carcere, tutte le televisioni, vedi la tua faccia, e sono stato visitato anche da una psicologa per poi leggere sui giornali i risultati della mia analisi della psicologa, perché non mi ricordo su quale testata giornalistica lessi poi dopo che la psicologa aveva parlato con Giulio Chionetto. Insomma, sono successe Non cose. mi scusi, può raccontarmi meglio questo fatto perché è veramente Io sono stato unico. Cioè, la psicologa che si occupa di nuovi aggiunti nel sì carcere di Regina Coeli a Roma, sì il 9 gennaio 2017 la incontra mi ha visitato, certo. e poi racconta ai giornali quello che Non realmente. so com'è andata, ma io ho letto sui giornali che si parlava della mia visita dalla psicologa, peraltro abbastanza normale. La psicologa mi ha chiesto come si sente,
Beh, insomma, credo che sapesse benissimo chi ero perché aveva la televisione anche lei. Insomma, non ero in Ma condizioni. si ricorda cosa ha raccontato? Beh, è durata pochi minuti, insomma, come si Ma cosa ha sente. raccontato il giornale? I giornali non entravano, però menzionavano la mia visitazione. Io mi ricordo di aver letto questa cosa e mi sembrava di fatto un Una evento violazione. anomalo. E guardi, non è l'unico perché poi 2 giorni dopo vennero dei parlamentari, quando ero già stato trasferito alla sesta sezione, vennero dei parlamentari a trovarmi, non so neanche la provenienza, però vennero dei parlamentari, forse la notorietà era tale da correre lì. E se lei vede, credo questo fosse il messaggero, sul messaggero c'è la descrizione di come io ero vestito, quindi dalla cella del carcere dice maglioncino di cashmere, insomma. Cioè, se la preoccupazione è che non ci siano comunicazioni con l'esterno, beh, qualcuno allora ha fatto un pessimo lavoro. Come sono stati i 2 giorni di isolamento? Ah, i 2 giorni, scusi, non ero, l'ho detto, non ero proprio in ero nella settima sezione, ma ho avuto prima un detenuto e poi l'altro, temporaneamente, ma di fatto solo poche Prima di ore. essere interrogato, è stato con un altro detenuto? Sono stato con 2 detenuti, diciamo una notte uno, una notte un altro, entrambi stranieri. Sì, non c'è stata praticamente interazione, a parte cenare insieme, insomma, non, Le celle di isolamento sono senza TV, senza giornali. sì, no, non avevo giornali, avevo la televisione, però nelle celle della settima Ha visto il sezione telegiornale allora? ho Che visto il telegiornale, sì, parlava di sicuramente. lei? Eh Anche sì, certo. questo è un fatto anomalo. Anche questo è un fatto anomalo, Sì, sì, insomma, ma l'isolamento giudiziario prevede l'isolamento totale prima di essere interrogati. sì, infatti anche questo è un fatto anomalo, ma non era solo il giornale parlare, ma tutti gli altri detenuti vedendomi mi Conoscevo. riconoscevano, certo. Come sono stati quei 2 giorni? Ma quei 2 giorni probabilmente sono stati i peggiori della carcerazione perché le celle della settima sezione, insomma, diciamo, sono proprio devastate. C'è chi ci ha trascorso 30 giorni e in quei momenti ha pensato alle soluzioni peggiori. Può far ridere adesso parlando a posteriori, ma sono. C'è poco da ridere quando si parla di carcere, io non Sì, rido mai. Mi viene difficile è riderlo. veramente sono veramente delle celle disastrose sulle quali bisognerebbe fare qualcosa. E, fortunatamente, forse la notorietà del caso, perché dalla mia interazione con gli altri detenuti. Sono stati tutti 30, 35, di 40 giorni alla settima sezione. Dopo 2 giorni sono stato portato alla sesta sezione, invece che un po' meglio, e perché sono stato assegnato all'altissima sorveglianza, che al carcere di Regina Coeli non si utilizzava da oltre un quinquennio, insomma. È stato trasferito nella sezione di media sicurezza del carcere di Regina Coeli con un'alta percentuale di sorveglianza, cioè sono state date delle direttive agli operatori di polizia Sì. penitenziaria per monitorarla meglio. Sì, guardi, naturalmente i miei avvocati hanno discusso della mia condizione con la direttrice del carcere. La mia non era alta sorveglianza, era altissima sorveglianza. Altissima sorveglianza, forse anche per ragioni che riguardavano la mia sicurezza. Altissima sorveglianza significava anche che io non prendevo il cibo con gli altri detenuti, mi veniva consegnato il cibo direttamente dalla cucina, scortato da una guardia armata. E diciamo venivo c'era un controllo a vista ogni ora, ricevevo visite di notte che non abbiamo mai capito. Alcuni detenuti parlavano di visite della direzione investigativa antimafia, quindi andiamo anche fuori dalla materia cibernetica. Erano molti anni che non si metteva quel tipo di Scusi, che vuol sicurezza. dire visite? Cioè era un controllo o era una visita? Ce le chiedevano di interloquire? No, semplicemente se si apriva lo spioncino e la maggior parte delle volte io dormivo, quindi mi è stato riferito da altri detenuti, c'erano visite in carcere di gente che veniva a vedere come dormiva Giulio Pinero, non so dirle perché. E non ha approfondito questi, Sì, questo. guardi, non ti dicono molto le guardie carcerarie, probabilmente queste sono le disposizioni. Nell'ultimo mese sono stato poi trasferito in un'altra sezione. Il capo della sezione mi disse: guardi, Occhio Nero, che le disposizioni sulla sua carcerazione non arrivano dall'amministrazione penitenziaria, arrivano direttamente dal Ministero della Giustizia. Quindi, non le saprei dire chi avesse costruito non so quale profilo di criminalità, però questo era. Forse magari volevano proteggerla da eventuali, sfruttamenti
situazioni che il carcere purtroppo innesca, tipo il Certo. suicidio o altro genere di Guardi, probabilmente devianze. anche questo, diciamo che se uno fa controllare il cibo che ti viene portato non è al suicidio che No, sta pensando. certo. Però questo è stato senz'altro uno degli elementi che hanno indotto la direttrice ad adottare questa linea, e la direttrice l'ha espressa al mio avvocato, l'ho fatto per l'ingegnere Chionero, e è vero, molte cose le capisci solo dopo, quando sei uscito e le rinquadri. Oggi che vediamo il collegamento con una questione molto più importante, non so quanto fosse tangibile l'ipotesi di un omicidio, spero che non lo fosse. Però, quando si dice di non correre un rischio, non Però sai, è necessariamente. strano perché per proteggere un detenuto si lascia all'isolamento, cioè si lascia in una cella da solo, magari in una zona protetta del carcere, non si trasferisce a vita comune in una sezione dove ci sono altri detenuti e poi... Guardi, io sono stato qui dopo i primi 2 giorni che sono passati immediatamente all'interrogatorio di garanzia, sono stato portato nella cella di sorveglianza della sesta sezione. Infatti è una cella speciale fatta per gli individui che devono avere questa alta sorveglianza. Nel caso mio era altissima sorveglianza, quindi ogni ora venivano a visitarmi, ero davanti all'ufficio delle guardie, quindi diciamo, e non potevo, ero l'unico detenuto che non aveva facoltà di muoversi ai piani superiori. Ho potuto fare in 13 mesi solamente un pranzo con gli altri detenuti una domenica, chiedendo con un permesso scritto. Per salire 2 piani ho dovuto fare una richiesta scritta. La prima mi era stata rigettata un mese prima e poi dopo mi è stata approvata, credo, dal giudice per le indagini preliminari, non so, ma si trattava di una carbonara, gli altri detenuti no. La carbonara in carcere è buona? Era buona perché i detenuti, quelli che ho incontrato io, erano bravissimi a cucinare, bravissimi a pulire. Nel rapporto con gli altri detenuti sicuramente ho preso molto più di quanto ho dato, devo dire, quindi è stato. Il carcere è un'esperienza forte, Sì, un'esperienza che sì. Sì. segna e che segna per tutta la vita, però qualcosa lascia, a volte anche di positivo. È devastante, molta gente perde la salute, la vita dentro il carcere. Nel suo caso probabilmente diventerà una risorsa, cioè un'esperienza in più che le servirà probabilmente per sapersi anche comportare in situazioni particolari della vita all'esterno. Vuole raccontare la giornata tipo di Giulio Occhionero all'interno di Regina Coeli? Guardi, le prime molto noiose perché diciamo sei abituato ad avere una serie di, prima di tutto, gli strumenti informatici che nel mio caso non solo mi sono stati negati, In carcere non sono ma ammessi. non avevo neanche, no, c'era un centro di calcolo dove i detenuti facevano lezioni, però io, a me era stato negato anche il telecomando, ho dovuto fare una richiesta al giudice per le indagini Addirittura. preliminari, quindi lei può capire il livello di paura che si era creato nell'amministrazione giudiziaria per il fratello Chionero. Quindi i primi tempi molto molto noiosi, poi diciamo trovi qualcosa da fare, non puoi solamente avere lo svago, un po' di sport, giocare a scacchi come facevo con quegli altri detenuti, quindi un po' ho insegnato, c'erano cioè, detenuti che studiavano qualcosa di matematica, qualcosa di fisica, un detenuto che era stato arrestato più volte, quindi studiato dei numeri, quindi io, era il mio allievo sostanzialmente, poi quando mi hanno trasferito in sezione un altro detenuto insegnavo a programmare e poi soprattutto sono uno dei pochi che sono entrato in carcere con codici alla mano perché ritenevo di dover fare qualcosa su quello che stava succedendo e quindi essendo lì in quella cella sotto dopo un po' tutti venivano a chiederti di scrivere Le istanze e quello stanze. è non solo è bello ma È utile. è utile, ti fa passare il tempo. Guarda, all'epoca ero espertissimo di reati di traffico di stupefacenti, ora ho perso un po' la mano con quella materia, ma ho scritto decine di istanze, e alcune me le hanno accettate, altre no, i giudici per le indagini preliminari. Insomma, la tua giornata trascorre così, poi potevo camminare solo sul mio piano, avanti e indietro, quei 30 metri, e quella era la mia camminata. Chiaramente frequentava l'aria, no? Chiaramente frequentavo l'aria, sì, insomma, scendevo all'aria con gli altri detenuti. La mia unica limitazione era essere perso di vista dalle guardie, non potevo assolutamente raggiungere una zona dove venivo perso di vista. La mattina non frequentava corsi particolari, non faceva attività trattamentali No, all'interno del diciamo che i carcere. corsi non erano interessanti per me, mi ero offerto io di insegnare qualcosa, ma poi vabbè, per insegnare, come ho trovato dopo, un detenuto che voleva imparare a programmare, certo non mi avrebbero dato un computer a disposizione, quindi l'abbiamo fatta alla lavagna.
Però lui era bravo, lui lavorava in cucina, la sera veniva, faceva gli esercizi e Si è occupato addirittura. di volontariato, in realtà è stato utilizzato, tra virgolette, come strumento trattamentale, pedagogico. Io invece, siccome lei sa bene, come lo so io, che l'articolo 27 della Costituzione invece detta altro, cioè il Sì, carcere deve essere strumento di rieducazione, e non solo per il rei, perché è stato condannato, ma anche per chi purtroppo vive quella che è la carcerazione preventiva. Cosa è servito a Giulio Occhionero quell'esperienza, visto che comunque non ha potuto partecipare alle guardi, attività trattamentali? Ne diciamo se il problema fosse solo Giulio Chionero sarebbe grave ma limitatamente. sto Io credo parlando che, con lei. sì, io credo che il l'applicazione di quell'articolo e il percorso carcerario deve in qualche modo servire a rieducare l'individuo, a dargli un'opportunità di formarsi, è completamente mendace. Non c'è alcuna possibilità concreta che questo avvenga con le strutture carcerarie che noi abbiamo a disposizione in Italia. Io ho cercato di fare qualcosa anche perché egoisticamente così impegnavo in mente. Ho insegnato anche inglese, ho detto che volevo imparare inglese con l'insegnante di inglese. Ho dato una mano, ma la disponibilità delle strutture non è zero e meno uno, insomma. Non. È sempre difficile anche avviare delle attività come queste, no? Proporsi. Certo, è difficile perché poi all'inizio i detenuti sono un po' diffidenti, poi però devo dire, diciamo, il ghiaccio si rompe molto facilmente, ma poi mancavano, cioè, avevo solo una lavagna, quindi, e dei pennarelli mezzi esauriti, quindi insomma. Però c'erano le prime, gli assistenti del carcere, mi portavano i blocchi, mi portavano le pene, quindi dopo un po' si era creato, ma era tutto un meccanismo ad hoc legato al caso Occhionero, e quindi non fa testo per quello che deve essere un'immagine dell'amministrazione penitenziaria italiana. E guardi, in questo le devo dire che la polizia penitenziaria ci mette anche un grande impegno, ma le strutture sono quelle che sono, le strutture sono devastanti. Io spesso ho apprezzato il lavoro della polizia penitenziaria e le dico, è l'unica che non ho denunciato. Quindi l'ho apprezzato, ma le strutture sono quello che sono, non valgono nulla. Solo per certi casi, in realtà è vero quello che lei dice, nel senso che io occupandomi di carcere e di giustizia, lo faccio un po' a 360 gradi come docente universitario, ma anche come assistente parlamentare, e lo faccio anche come volontario perché mi spendo, non solo per visitare gli istituti penitenziari e garantire i diritti dei detenuti, ma anche come formatore, come educatore, e mi rendo conto che spesso, quasi sempre, la polizia penitenziaria viene lasciata sola con i detenuti, Verissimo. e questo impedisce quello che è il principio dell'articolo 27. E Giulio Occhionero in realtà si è messo a disposizione dei suoi compagni detenuti per trascorrere meglio quel tempo a disposizione. In realtà è il carcere che avrebbe dovuto invece Certamente. investire qualcosa su Giulio Occhionero detenuto e sugli altri compagni. E, sì, rimane questo modo di socializzare che in realtà è tempo perso, quello della passeggiata all'aria. La partita di scacchi è già un po' più interessante perché comunque strumento pedagogico, la lettura è uno strumento pedagogico. Ci vuole raccontare cosa invece ha subito da parte dell'amministrazione, che so, perquisizioni, magari non riguardano diciamo direttamente la polizia penitenziaria, perché come lei sa, probabilmente arrivano delle direttive da fuori. Beh, sì, infatti, come lei sa, ci sono le perquisizioni periodiche della Polizia Penitenziaria, ma diciamo, nel grandissimo caso che la Procura di Roma aveva creato in quel momento. Secondo me era anche necessario sostenerlo con episodi periodici. Quindi io credo di essere stato uno dei pochi detenuti che sono stati perquisiti nella sua cella dalla polizia giudiziaria e non solo dalla polizia penitenziaria. No, mi scusi, veniva dentro alla polizia? Sì, è venuto dentro la polizia postale, è venuto dentro il CNAIPIC, non la polizia postale generica. Due agenti del CNAIP, che sono quelli che avevano partecipato alle indagini di controllo, una sera sono arrivati con un decreto di perquisizione del pubblico ministero. Eugenio Albamonte, ancora pochi giorni prima della nostra richiesta di rinvio a giudizio, e io, come tutti gli altri detenuti e come la stessa Polizia Penitenziaria, siamo rimasti a bocca aperta perché
se Albamonte credeva che io avessi un server nascosto Dentro una nella cella, carcere, biancheria, non difficile. so come possa averlo fatto. Infatti, l'esito della prefettura fu negativo, però devo dire, fu lodevole della polizia penitenziaria quella volta di monitorare la perquisizione Ah, dei due bene, agenti del a sua CNAIP garanzia. con tre agenti della polizia penitenziaria. Quindi devo dire, in quella cella veramente si scoppiava quella sera, c'ero io e la polizia penitenziaria si raccomandò con me di assistere con cautela alla perquisizione. C'erano tre agenti della polizia. Ma lei non era da sola in cella. In No, ero io con un altro detenuto. realtà l'altro detenuto ha subito questa perquisizione. Anche lui, Se... naturalmente, sì, l'altro detenuto, i diritti dell'altro detenuto completamente calpestati, quindi uscire dalla cella. Però devo dire, la polizia penitenziaria era molto, Infastidita? un po' infastidita, era anche sull'attento, beh, leggevano del caso e di questa situazione, e io ricordo perfettamente l'ispettore a capo della sezione, mi disse: "Prima, lei non li deve perdere assolutamente di vista. Io le metto tre miei uomini a controllare la perquisizione, ma anche lei deve stare dal dito." Io infatti ero uscito perché in quel momento diciamo sei già carcerato da un paio di mesi, andrà a fare una perquisizione, pensi ma cosa devono trovare, ma diciamo il messaggio è un altro. Qual era? Ma il messaggio era stia attento perché noi controlliamo, ma chissà bene cosa c'è in cella, quindi lei stia ben attento che non succeda. E considerato che ci sono elementi tangibili di fabbricazione di prove in questo processo, credo sia stato, ringrazio l'ispettore di allora che mi ha dato questo consiglio di assistere, però perché se io fossi stato fuori dalla cella, magari Certo. sarebbe saltato fuori, non lo so, stupefacente, non mi meraviglierebbe più con quello che è successo, non mi meraviglierebbe adesso. Assolutamente. Lei aveva sicuramente scritto delle cose durante la sua carcerazione, Certo, no? In carcere si scrive e si legge tanto, ma soprattutto si sì. scrive. Non sono state No, è sequestrate le... proibito, il mio avvocato mi avvertì subito, se provano a fare questo, è proibito. Ebbi solo un caso, durante una traduzione in cui io avevo preparato tutti i miei appunti per il processo, mi venivano sottratti gli appunti per il processo, io ho fatto un esposto alla procura di Roma, quindi sarà stato cestinato, però fu solo quello un caso, per il resto non mi è mai successo. Certo, uno li vede gli appunti, no? Uno vede, erano appunti, non le mie prigioni di Silvio Pellico, erano appunti che andavano alla Procura di Perugia per denunciare il pubblico ministero e proprio quegli individui che venivano a fare la perquisizione, quindi anche dare una letta a quelle pagine, beh, credo che non sia stato male, no? Poi uscire e dire: "Dottor Albamonte, Giulio Pionero ci sta per denunciare." Esatto. Anzi, forse all'epoca li avevo già denunciati, mi ricordo. Non mi ricordo più la sequenza, insomma, il tema era questo, Con chi giustamente. faceva i colloqui? Guardi, i colloqui, naturalmente, con l'enfasi data al caso dall'inizio, scrivendo anche mia madre nel registro di indagati, per un mese e passa non ho potuto fare colloqui, quindi questo era, secondo me, uno strumento di pressione ipotizzato apposta per costringere i due fratelli Occhionero, dipingendoli come i figli di papà, forse gli stupidi, non so che cosa, a patteggiare. Quindi per un mese non ho visto praticamente nessuno. Mia madre è stata autorizzata, credo, alla fine del marzo 2017, quindi siamo a quasi a 3 mesi di detenzione. Perché sua madre era sua coimputata, giusto? Mia madre è ancora indagata per il 256, io adesso le chiederò quali segreti di sicurezza nazionale abbia acquisito e vedremo, è tutto l'indagata mia madre, dopo 2 anni e mezzo, non è mai stata interrogata dal dottor Albamonte, però è tutta l'indagata. Ma lei capisce che questi sono fatti strumentali che consentono a una procura di tenere indefinitamente, uno, aperto un processo per acquisire conversazioni, traffico telematico, e due, non dover produrre le evidenze alla difesa, perché finché il pubblico ministero può obiettare che sta indagando, la difesa non è, e siccome la nostra difesa ha anche sporto denunce contro il pubblico ministero, secondo me in quegli atti che noi non vediamo c'è materia per nuove denunce e forse sono denunce per delitti contro la personalità dello Stato che sono ben più gravi di quelli che ho denunciato fino ad ora. Lei cucinava in carcere? No, io non cucinavo, cucinavano gli altri, devo dire che cucinavano benissimo loro, gli altri detenuti cucinavano benissimo loro, quindi sono stato fortunato in questo. Non ha imparato a cucinare. No, qualcosa ho imparato, ma insomma, diciamo, ho cercato di dare il mio contributo in un'altra forma. Quella culturale di cui mi Sì, quella parlava culturale. prima, le stanze, praticamente ha trasformato la sua cella in patronato. Ma la cella, non le saprei dire, guardi. È difficile dare una definizione, era un po' un misto di tutto, però fortunatamente riesce a trovare un diversivo in quello, insomma, lo trovi tu, lo trovano anche gli altri, perché qualcuno, un paio sono andati a casa sulla base di una mia stanza in carta semplice, Bene. quindi è una soddisfazione, per me era una soddisfazione. Sicuramente, perché dobbiamo ricordare che molti poi, durante l'esecuzione penale vengono abbandonati dagli avvocati, Tantissimo.
tantissimi non hanno più i soldi per farsi seguire nella fase dell'esecuzione penale e diciamo, rimangono lì da soli Certo. e spesso vengono, quando c'è la possibilità, quando c'è il giulio occhionero di turno, sfruttare le competenze, le capacità culturali del compagno di E detenzione. guardi che questo aspetto è tanto più grave quanto più si parla dei detenuti stranieri. Quelli avevano anche barriera linguistica, moltissimi venivano arrestati perché in corso trasportando stupefacenti dal Nord Africa all'Europa, a parte l'Italia, a parte la Spagna, poi estradati erano già ricercati nelle nostre procure, quindi diciamo casi complessi. E le guardie mi chiamavano e dicevano: Occhionero, questo di nuovo parla solo inglese, ci parli di te. Cioè, queste persone si venivano arrestate, ma poi si trovavano un avvocato d'ufficio Che non conosce la che con lingua. tutto il rispetto li abbandonava lì. Un avvocato di ufficio aveva dei casi devastanti, solamente per farsi raccontare, capisci anche che c'è chi è stato costretto perché deve pagare un debito sulla casa, cioè storie che non avrei mai sentito dal vivo se non là dentro. E quindi, insomma, uno te la racconta in inglese e tu scrivi un'istanza in italiano al giudice sperando che il giudice l'approvi. Insomma, serviva anche questo, serve qualcuno che parli le lingue straniere, non sono solo dell'est o Il del... mediatore culturale dovrebbe Sì. essere Sì. inserito tra le figure. Per esempio, lo Sì. psicologo che lei ha incontrato in carcere, che poi stranamente ha parlato di lei ai giornali, in realtà non è ancora una figura riconosciuta all'interno del carcere. Non avrà sicuramente mai incontrato l'educatore, visto che No, comunque. li ho incontrati, sì, li ho incontrati, poi diciamo, per me non era una grande prospettiva di segnarmi un corso di inglese o di quello che è, però li ho incontrati per avere un rapporto amichevole in più, un diversivo in più. Questo soprattutto erano persone che facevano il loro dovere, secondo me, e quando potevo gli ho dato una mano. Come gli educatori, gli insegnanti di inglese, gli ho dato una mano nel fare i corsi. Avremmo potuto fare meglio, certamente sì. Questo è quello che è successo. Cosa l'ha condizionata? Cioè, qual è cosa oggi vive Giulio Occhionero di riflesso a quella condizione, alla condizione carceraria? Ma guardi, sicuramente anche nell'interazione con i parlamentari che poi sono venuti, e devo dire alcuni anche il giorno di Ferragosto, che io ho apprezzato molto perché insomma l'estate è particolarmente pesante in quelle carceri, tra insetti, caldo. Diciamo, avendo vissuto la mia esperienza personale in un clima di totale scontro con la Procura della Repubblica, con la quale non solo non ho collaborato, ma non mi sono pentito di non aver collaborato. Però, diciamo, se vogliamo separare questo dalla sola esperienza carceraria, credo ci sia moltissimo da fare sulle carceri italiane. È difficile dare un'altra definizione. Cosa farebbe? Beh, le strutture, Regina Coeli, per esempio, si vede che è una struttura pensata per essere un dormitorio di figure ecclesiastiche, insomma, si capisce benissimo. Il cortile dentro il quale noi passeggiavamo, un centinaio, 150 detenuti, è quello della stessa sezione, uno dei più grandi perché alla quinta poi c'era più piccolo, parliamo di 20 metri, un quadrato di 20 metri, anche con angoli tagliati, insomma, e diverse volte abbiamo trovato, non so, gabbiani morti e divorati da topi. Insomma, queste cose sono ovvie, nulla tolgono alla professionalità di chi vi lavora. Ma certamente forse potremmo spendere un po' meno di intercettazioni, un po' più di carceri allora e gestire questo, insomma. Forse meno detenuti. Forse meno detenuti, meno custodia cautelare. Guardi, io non lo dico per essere provocatorio, ma io ritengo che un individuo che oggi si laurea in giurisprudenza decide di intraprendere la carriera giudiziaria del magistrato, forse dovrebbe trascorrere 2 o 3 settimane in un carcere e Poco. vedere cosa andrà a disporre. 3 settimane sono probabilmente pochissime. E ne servono sicuramente di più, magari visitando più istituti penitenziari. E il garante dei diritti Certo. detenuti l'ha mai incontrato? Sì, l'ho incontrato, anche lì ho parlato del mio caso, insomma, diciamo, diede un po' forfè, mi disse, guarda, nel suo caso noi siamo abituati, ma era comprensibile, diciamo, non ho avuto alcun apporto dal garante rispetto al mio caso, rispetto a quello che già mi davano i miei avvocati, ho avuto piacere di conoscerli, anche
a questi giovani avvocati che si avvicendavano, anche lì è servito più che altro a dare consigli agli altri detenuti su ciò che potevano fare il garante o gli assistenti che venivano lì e per dargli una mano, insomma, a me personalmente non ha servito. Io la ringrazio per il suo contributo, per il suo racconto, grazie davvero per aver raccontato ai nostri telespettatori la sua esperienza del carcere. Ringrazio i telespettatori e do appuntamento alla prossima puntata. Grazie ad Arachne TV e a Teleradio Sciacca che manda in onda il nostro programma e grazie a tutti quelli che ci seguono. Sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente, io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi.